Mi sono candidata nella lista del Partito Democratico a fianco a Massimo Cialente perché credo che i prossimi 5 anni saranno la sfida della vita, la sfida della ricostruzione. Per noi aquilani è la sfida futura, ma anche mettiamo in gioco il nostro presente. E, ha molto insistito anche il sindaco perché io mi candidassi. E, dopo una mia prima riflessione ho pensato che facesse bene a insistere affinché tutti noi che abbiamo lavorato con lui in questa fase così difficile e potessimo poi esprimere in questa campagna elettorale un gioco di squadra per rilanciare la nostra città. E sono stata a fianco di Massimo Cialente fin dal primo giorno, il 6 aprile, e dopo la scossa delle 3:32, dopo aver cercato mia madre, mia sorella, i miei più vicini, le mie persone più vicine, e l'altra telefonata l'ho fatta a lui: Massimo, cosa sta succedendo? E da allora è iniziata una strada difficilissima da percorrere. Allora ero presidente della provincia, oggi sono assessore a fianco a lui. Non abbiamo mai mollato per dare un futuro, un destino a questa città. E credo che il sindaco che ha attraversato questi momenti, che ha attraversato quelle 3:32, che ha attraversato quel dolore, quella pena, ma anche la voglia di rinascita, debba fare il sindaco anche nei prossimi 5 anni. Ecco perché mi sono candidata, perché credo che quel segno sia poi un segno riconoscibile e che da quel segno, che è anche un segno di macerie, un segno di dolore, possa rinascere la nuova città. E, non credo che avremmo potuto esprimere altre candidature proprio per questo senso forte che vogliamo dare ai prossimi 5 anni. Abbiamo sperimentato momenti difficilissimi e oggi è più chiara per noi la strada da percorrere, e credo quindi che i prossimi 5 anni, una volta che ci libereremo anche dalla pesante figura del commissario, l'amministrazione comunale potrà esprimere una capacità di decisione, di concretezza, di efficacia amministrativa, anche coinvolgendo meglio e di più i cittadini, che saranno il segno del futuro dei prossimi 5 anni.